Salve, siamo qui di nuovo sul portale Argo Scuola Next per vedere quelle funzioni che non sono presenti all'interno dell'applicazione Argo di DAP. Parliamo di dati di servizio e dati contabili. Qui è possibile vedere le notizie a noi relative per quanto riguarda il servizio o le assenze che abbiamo effettuato, qualora ne avessimo effettuate e qualora la scuola le abbia passate nel server, nell'archivio dei dati. Dati anagrafici, chiaramente appariranno i miei dati anagrafici, sono qui, bene. A voi appariranno i vostri, e mi pare ovvio. Dati contabili, ma credo infatti che non, perlomeno per quanto riguarda la mia scuola, non spunta niente. Servizi personali, questi sono i servizi da me svolti. Sono presenti soltanto 4 anni, in effetti io ne ho 40 alle spalle, forse gli altri ancora non lo hanno caricato. Le mie assenze. E queste sono tutte le assenze che io ho fatto. Sì, ne ho fatto un solo giorno di assenza in tutto l'anno per visita medica. Vediamo in info cosa c'è. C'è la data, il motivo, la percentuale del pagamento. Permessi, andiamo a vedere i permessi, accede all'ufficio personale. Ecco, io ho due permessi per partecipazione ad assemblea sindacale. Posso andare a vedere le informazioni. O tornare indietro. Richiesta di assenze. Non ho fatto nessuna richiesta ancora non accordata. Posso inviare una nuova richiesta volendo, ma è sempre meglio confermare con l'ufficio personale. E questo è tutto per quanto riguarda i dati del nostro servizio e i nostri dati contabili. Alla prossima!